5 Stelle Sardegna. Pietro Dio. Ideato e condotto da Paul De Sanni. Bentrovati in questo nuovo appuntamento di Die Pro Die. Siamo all'interno del palazzo di Olbia, siamo esattamente negli uffici del sindaco. Buonasera, bentrovato nel nostro programma. Auguri per la vittoria. Grazie per gli auguri. È successo tanto in questi ultimi 10 anni, una città in piena crescita, tanti soldi che sono stati spesi per il beneficio poi della città stessa. Come intenzioni di operare poi da questo momento in poi? Ma intanto, come ho dichiarato durante la campagna elettorale, in soluzione di continuità rispetto al passato, cioè l'amministrazione uscente ci consegna una città cambiata, una città europea, una città bella, che sta diventando sempre più bella, con tanti lavori che devono essere portati a termine, e il primo impegno è quello di portarli a termine nel modo migliore. Quali sono i prossimi obiettivi anche a livello turistico per quanto concerne questa nuova amministrazione? Beh, intanto concludere le opere iniziate e iniziarne di nuove, perché la riqualificazione della città deve poter continuare non soltanto nella parte centrale della città, ma anche nelle periferie e nelle frazioni, per cui un'attenzione ovviamente che a Raggera dovrà anche espandersi verso altre zone importanti del nostro territorio comunale, che è comunque un territorio vasto. Ci sono anche delle opere importanti, per esempio tutte quelle legate alla portualità, per cui sia la portualità relativa ai maxi yacht che poi alimenteranno tutta la filiera della nautica che oggi insiste in zona industriale, ma anche una portualità per quanto riguarda la nautica da diporto leggera, per cui il piccolo diporto, sia a vantaggio del flusso turistico sia a vantaggio dei residenti, con porticcioli che vadano a insistere nella parte dell'ansa nord e dell'ansa sud del porto di Olbia. A proposito di porti, a proposito di turismo, si è parlato tanto poi di queste polemiche tra Soro e anche il vecchio sindaco della città di Olbia, il dottor Nizzi, ma come pensa di continuare poi il suo operato se mai ci fossero gli stessi problemi con la regione? Ma intanto mantenendo ferma la protesta avanzata dal sindaco Nizzi, ma non solo da lui, ma da tanta parte della popolazione, rispetto a quelle che sono delle leggi che noi riteniamo assolutamente penalizzanti. Guardate, vi dico proprio la verità, stamattina, i giorni scorsi, non facciamo altro che essere fermati proprio da turisti, da proprietari di seconde case, che sono letteralmente indignati rispetto a questa cosiddetta tassa sul lusso, e veniamo fermati da persone che sono proprietari di piccolissimi appartamenti che hanno realizzato con i risparmi di una vita e che oggi si sentono veramente defraudati da una legge assolutamente ingiusta e incomprensibile, così come è stata formulata. Per cui io da sindaco eredito questo atteggiamento fermo che l'amministrazione di Olbia ha sempre mantenuto rispetto a queste iniziative stravaganti e inaccettabili del presidente Soru. Ci confronteremo, certamente leveremo le nostre proteste facendo fronte comune, ma anche i cittadini e gli elettori, non ultimo con i risultati elettorali di quest'ultima tornata, stanno dando già dei segnali molto forti rispetto ai quali credo che l'amministrazione regionale di Soru dovrà riflettere, dovrà fare i conti. A proposito di Soru, le ho detto prima, insomma, che partisse questa intervista, che proprio qualche settimana fa lo stesso Settimo Nizzi è stato nostro ospite e si è parlato di una cosa importantissima, cioè del fatto che lo stesso Nizzi si è sempre battuto perché poco credito forse si dà a quello che è il nord-est della Sardegna, che poi invece è in pieno sviluppo. Ma io ho frequentato la politica cagliaritana per 3 anni da consigliere regionale e ho avuto modo di constatare proprio questo errore incredibile che la politica regionale cagliaritana soprattutto
rivolge a questa parte del territorio, cioè loro considerano la nostra zona come se fosse esclusivamente l'Eldorado, un territorio che non deve avere più niente perché ha il porto e l'aeroporto, perché se piove a Cagliari a Olbia c'è il sole, se nevica a Fonni a Olbia c'è il sole, per cui c'è questa considerazione totalmente falsa di una città che ha mille problemi, una città che è terra di accoglienza per migliaia di persone che provengono anche e soprattutto dalle zone del sud della Sardegna, e Olbia, che è città davvero dell'accoglienza, tende le mani a tutti. Olbia è città di accoglienza verso il fenomeno grande, importante degli extracomunitari e dei nostri comunitari, vedi rumeni che trovano qui e cercano qui opportunità di accoglienza e di lavoro, ma anche una grandissima terra di accoglienza verso quelle genti della Sardegna che hanno visto Olbia e le sue possibilità di sviluppo. La regione rispetto a questo è sempre stata latitante, ancora di più lo è il governatore Soru, che pure conosce bene questa zona, ne conosce le potenzialità quando pensava di fare investimenti anche imprenditoriali in questa zona, però questa zona è abbandonata a se stessa ed è fraudata anche rispetto a delle conquiste che erano state promosse da me e da tanti altri, vedi la strada, i tanti sindaci che si sono impegnati in questi anni, vedi la strada quattro corsie Olbia Santa Teresa, Olbia Palau Santa Teresa, per cui alla fine quando tu ti trovi un progetto importante voluto dalle amministrazioni del nord-est, finanziato almeno per quanto riguarda la parte della progettazione, lì per partire, poi arriva questo governatore e di fatto questo progetto viene totalmente insabbiato in maniera indefinibile. Allora è chiaro che insomma, certe riflessioni, ripeto, i cittadini, ma sarà la storia politica che le farà e farà giustizia di questo tipo di atteggiamento. Noi siamo ormai in chiusura di questa nostra intervista, intanto la ringraziamo per il tempo che ci hanno concesso. Le faccio l'ultima domanda, che non vuole essere una domanda retorica, ma gliela faccio comunque: a chi deve dire grazie il nuovo sindaco di Olbia per essere stato eletto sindaco e per essere diventato poi primo cittadino di questa grande città? Ma devo dire grazie sicuramente ai tanti cittadini che mi hanno votato e che hanno votato per la coalizione. Devo dire grazie perché hanno votato e hanno partecipato a queste elezioni con grande entusiasmo. È chiaro che non è certamente soltanto merito mio, ma come ho detto è merito principalmente di un corso che data ormai da 10 anni e che ha visto impegnate le amministrazioni Nizzi e che hanno visto impegnati le giunte che si sono succedute in questi anni, ma anche un apparato del comune importante, mi riferisco al personale, ai dirigenti e ai dipendenti comunali, che credetemi, io me ne sto rendendo conto in questi giorni, personale di ottimo livello proprio qualitativo, professionale, hanno consentito che tante progettualità potessero essere sviluppate, per cui un grazie alla politica del fare. Io porterò nei limiti del possibile anche qualcosa in più, per cui una maggiore attenzione alle fasce più deboli, alle fasce del sociale che tanto mi sono care e che non devono rimanere indietro rispetto alla crescita materiale evidente che questa città ha avuto in questi anni, per cui attenzione anche alle categorie più deboli che troveranno sicuramente le risposte che si aspettano da noi. Bene, io la ringrazio, ringraziando e salutandola, ringraziamo anche i nostri telespettatori, l'appuntamento ancora con lei chissà quanto prima di rincontrarci e parlare ancora di Olbia. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima puntata, arrivederci. Die pro die. In collaborazione con...